Ok, torniamo sul menu del terreno. Allora, non ho spiegato una cosa. Se si fa non crea un tracciato piatto, quindi va bene per chi fa i circuiti. Poi, vabbè, intanto però lo creo così per farvi capire. Ok. Ah, tra l'altro ho creato. Vabbè. Quindi, altra cosa, se si vuole modificare un po' il terreno, per allargarlo un po', se oltre che i pannelli si può fare shape, move, anchors, premere la croce, per ora, e vedete che posso allargare. Allora, se cerco di portarvi, schiacciando la J, opla, stiamo modificando quel lato qua. Ecco. Vedete? Posso allargarlo. Se dovete chiudere dei buchi, eccetera. Si può fare anche con più punti assieme. Allora, tipo, non so. Questo qua lo mettiamo all'altezza di questa linea. Premere shift, puntare, puntare sui nodi, puntare, tenendo sempre premuto shift, si sposta tutto. Se per caso non dovessi tenere premuto shift, mi si disattiva, capito? Quindi io magari me li metto così, shift, tengo, clicco, clicco questa, l'avevo già cliccata, e tiro su. Allora, su quelli laterali è più semplice. Se si va su questi qui, vedete che si possono fare delle ondulazioni a mano. Però attenzione perché se, vediamo un po', se si esagera, si fanno dentro le cavolate. Tipo, non so. Ecco, se io vado dentro di qua, vedete che la punta è qui, andrà sotto la strada e quindi vediamo un po'. Shift, rotella, ecco qua, vedete? È un tunnel praticamente quasi. È sbagliato. E anche qua, se la macchina va contro, sbatte. Quindi andateci piano con quella funzione lì. Allora. Altra cosa che mi hanno chiesto, come allargare la strada? Semplice. Si va su questo strumento qua. Edit the width of the track. Aspettate che devo eliminare quelli che avevo già fatto. Ok, eccola qua. Che succede? Che solo con questa aumento tutto il tracciato. Vedete? Attenzione anche lì, perché vedete che qua comincia a rompere le scatole. Quindi magari direi di preparare bene il tracciato e dopo creare il terreno. Poi vedete voi. Ok. Però non tutto il tracciato è uguale, giusto? Quindi si può fare. Ho scoperto che facendo un doppio clic con la J sistema un po' tutto. Allora, si aggiunge. Cosa aggiungo? Qui clicco una volta e si crea un punto. Clicco un'altra e se ne crea un altro. Ok, questi punti qua si possono anche muovere tramite questo. Vedete? Che si sposta. Benissimo. Ogni punto adesso può cambiare misura, tipo, non so, questo, che è il nostro punto 3. Da 1,70 adesso siamo così. Puntatore J, andiamo su quel punto lì. Andiamo qua indietro, ma non si vede bene. Eccolo qua. Da 1,70 si stringe. Ops, scusate. E si stringe anche lì.
va bene per strettoie, eccetera, così. Punto 4, che è l'ultimo che avevo creato. Vado ancora con la J, così mi sposto direttamente su quel punto lì. Si stringe o si allarga, dipende come si vuole. Non va più bene quel pezzo qui. Non c'è problema. Ecco che qui è stretta. Ah, si vuole fare più stretto ancora. Si mette un altro punto, vedete che la strada è già cambiata qua sulla destra. Vedete? Quindi si può allargare adesso. Va bene. Ok. Ho fatto l'errore? Meno. Meno quando selezionare il punto giusto, quindi oppure selezionato qua. Meno. Si elimina. Ok. Ah, mi sa che sto sbagliando. Ah sì, devo selezionarlo da qua. Selezionandolo da qua diventa viola il pulsante, quindi, ah sì, esatto. Infatti stavo sbagliando.